Oh, avete sentito quel rumore? Ma che caspita era? Ma porca mi... No, 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 no. Iniziamo già bene. Allora, io volevo fare questo... Volevo iniziare questo video decentemente, accidenti. Perché se vi ricordate, nello scorso episodio c'è stato... Abbiamo trovato questo libro qua, vediamo se lo ritrovo. Dove praticamente ci diceva un tizio, non ho capito, forse era un pazzo, ma ci diceva: stai attento, viaggiatore. Queste terre sono pericolose, anche se non sembra. I mostri... No, ci sono mostri mai visti. Ricorda, se vedi i mostri non stare a guardarli o cercare di capire cosa fanno, oppure potresti morire. Mercante B. Cercavamo di capire chi fosse questo mercante B, io sinceramente non sto capendo. Questo libro l'abbiamo trovato appunto in questa capanna, non so che caspita è questa cosa. E l'abbiamo trovato proprio in questa cesta. Questo è un altro libro, non è lo stesso, vero? E poi queste pozioni prima non c'erano. No, scusatemi un attimo. Viaggiatore Dunis, no, questo c'ha scritto un altro libro dunisiani. Allora, viaggiatore Dunis, stai attento, non guardare i mostri. Vai alle coordinate 474-71-11. Usa le pozioni che ti ho dato nella chest. Mercante B. Ma che cosa? No, Dunis, ma che caspita mi state dicendo? Ma stiamo... Cioè, stiamo scherzando. Stiamo scherzando, ma queste... Poi questa è la Splash Potion of Invisibility. E questa è la... allora, la pozione di Night Vision e di invisibilità praticamente ci ha dato. No, Dunisiani, ma stiamo scherzando. Ma chi caspita è questo... Questo mercante B? E chi sono poi questi mostri? Secondo me mi devo... No, ok, è veloce. Mettiamoci la pozione di invisibilità. Non dobbiamo assolutamente... stare qua a perdere tempo, perché se ci ha detto di andare alle coordinate, ma poi fra l'altro dove sono queste coordinate, scusate? Allora, io mi ricordo che la scorsa volta ero venuto da qua. Ok, non è di qua? No, 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 assolutamente no, perché allora 471 com'è che erano? Era questo, vediamo. No, 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 questo era l'altro libro. Vediamo, 471... No, 474-71-11, ok, 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 quindi 474... Da questa parte mi sembra, mi sembra da questa parte. Sì, perché poi continua da questa parte. Ok, perfetto. Allora, quindi se cerchiamo adesso di attraversare questo ponte, mannaggia, ma come facciamo? Allora, cerchiamo di craftare il legno. Usiamo questo legno perché penso che comunque non abbiamo problemi. Tanto qua è pieno di alberi, anche se probabilmente non possiamo stare tanto fuori perché ci sono appunto dei mostri. Ma non so se parlavo dei classici mostri. Vediamo ora le coordinate. Stiamo andando bene? Ok, sì, 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 andiamo bene, perfetto. Allora, io non so se stava parlando delle coordinate o di qualcos'altro. Cerchiamo di non tenere niente in mano, però, mi raccomando. Cioè, allora, mi spiego meglio, Dunisiani. Allora, qua, diciamo, ci sono dei mostri che sono tipo quelli la classici del Nether, no? Però, se vedete, questa non è la classica dimensione del Nether. Cioè, c'è anche il sole, per esempio. No, non è possibile, non è il Nether questo, cioè, figuriamoci. Però, oh, che cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa? Però stavo dicendo che comunque c'erano appunto quei mostri, la classici del Nether, ma io non credo che si riferisse a quei mostri. A parte che adesso, vedete, non ci vediamo perché abbiamo una pozione di invisibilità. Per quanto ci dura? Per 5 minuti. Veloce, andiamo però a vedere cosa c'è qua dentro. Allora, questo sembra quasi un accampamento e qua c'è una cesta. Allora, oh, ma state scherzando. Ma questo è... Ma scusate, ma ci ha dato... No, 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 ma scusate, ma queste cose... Ma perché ci ha dato tutte queste cose? Allora, vediamo... Questi sono i tesori di uno dei mostri, viaggiatore. Ma stai scherzando? Devi stare attento ai mostri. Stai attento ancora. Questi oggetti ti aiuteranno, ma ricorda, non osservare i mostri e non interagire con loro. Le finestre hanno gli occhi, stanne lontano. Ma che cosa state dicendo, scusatemi? Questo è l'accampamento di uno dei mostri, mi ripete. Devi sbrigarti ad andare via. Forza, scappa, mercante B. Cosa? Perché devo scappare? No, 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 Dunisiani, no, mi sta mettendo l'ansia. Poi perché le finestre hanno gli occhi? No, 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 Dunisiani, no, 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 Dunisiani, Dunisiani, no, 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 mi sta mettendo l'ansia. Oh, no, no, state sentendo questo rumore? State sentendo questo rumore? No, Dunisiani, Dunisiani, ma che cosa? No, 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 no. Allora, non ci stiamo capendo, non ci stiamo capendo. Ma che cosa mi state dicendo? Ma chi caspita è sto mercante B? Ma che cosa? Ma di che mostri sta parlando? Ma questo è fuori di testa. Ma porca miseria, ma io mi esco un secondo fuori casa, inizio questa serie e c'è questo strano mercante B che mi parla, che dice cose. Quanti minuti abbiamo ancora? 4 minuti e 31 di invisibilità, nessun problema. Ok, siamo tranquilli, non c'è nessun problema, perché praticamente questa invisibilità dura per tanto tempo. Finché poi staremo nei paraggi di quella casa non succederà niente. Si spera, perlomeno, speriamo solo che questi mostri non vengano ad attaccarmi anche in casa. Accidenti però. Sentite, è meglio fare un giro finché abbiamo
diciamo, la pozione di invisibilità. Non vorrei tipo sprecarla inutilmente. Magari troviamo qualcosa di importante, non lo so. Però porca miseria, ma che caspita, ma vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto, tunisiani? Praticamente ci ha dato questa pozione di invisibilità al mercante B, anche la pozione di Night Vision pure. E per di più, come se non bastasse, tunisiani! Cioè, ci ha dato i, quanti? 64 diamanti. Ci ha dato 64 diamanti, non so se ci rendiamo conto. E non teniamo niente nella mano. Non teniamo niente nella mano. Ma io ho pensato, se questi mostri sono invisibili, se questi mostri di cui lui stesse parlando sono invisibili effettivamente, che cosa facciamo? Perché magari, non lo so, sono mostri che non si possono, diciamo, distruggere, non si possono nemmeno uccidere. Che cosa facciamo se sono, per esempio, invisibili? Cosa possiamo fare noi? Domanda. Per fortuna anche noi siamo invisibili adesso, quindi praticamente adesso possiamo andare, diciamo, qua in giro e senza nessun problema, si spera. Si spera, perché io non posso sapere quello che vuole sto tizio. E poi comunque non sto più trovando la casa, mannaggia. Se ci perdiamo qua, se non ritroviamo la casa è un problema. Oh mio Dio, perché? Perché non sto ritrovando la casa? Accidenti. Non è qua. Porca miseria. Lo sapevo io che alla fine andavo a finire a perdere la casa. Lo sapevo. Non è di nuovo qua. Là c'è la glowstone. Ok. Vabbè, non è qua comunque la casa, accidenti. No, 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 è tunisiani, se finisce l'invisibilità. No, abbiamo 2 minuti. Se finisce l'invisibilità è la fine. È la fine. Cioè, vi rendete conto? Qua i mostri ci ammazzano. Non possiamo farci vedere dai mostri. Ok, faccio un taglio e ci vediamo a casa. Ok. Mi sa che ho ritrovato la casa perché se vedete là c'è il coso. Ok, perfetto. Ci ho messo un bel po'. E comunque ho ancora 18 secondi di invisibilità, ma. Oh, ma che caspita è successo qua? Oh, ma cosa caspita è successo? No, tunisiani. Chi è stato a fare questa cosa? No, per favore, no, per favore. Oh, là c'è una cesta! C'è una cesta là! Andiamo, veloce, 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 prendi. Oh, veloce. No, siamo visibili. No, 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 porca miseria, stiamo qua dentro in casa. Ok, perfetto, 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 perfetto. Ora non ci può vedere nessuno, non ci può vedere nessuno. Stiamo qua al sicuro e al protetto. Oh mio Dio, cos'è che dice questo libro? Bravo viaggiatore Dunis. Hai superato la prova e non sei morto. Ora però devi stare al chiuso e al protetto. Ricorda di stare lontano dalle finestre. Resta da solo al chiuso. Resta solo al chiuso, dice. Mercante B, sempre lui, eh. Ma state scherzando? Cioè, voi mi state prendendo. Oh mio Dio, 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 mio Dio. Che cosa mi stanno dicendo? Allora, praticamente, ricapitolando, c'è questo strano mercante B. Mettiamo tutti quanti i libri qua. Tutti, 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 tutti qua. Allora, c'è questo strano mercante B che praticamente ci dice di stare attento a dei mostri. E ci ha mandato ad un accampamento, diciamo da quella parte. Vediamo se la direzione è est. Ok, ci ha mandato a est, ok? Alle coordinate, a quelle coordinate là. Poi praticamente quando sono ritornato qua ho trovato questa cosa. Vediamo se c'è altro, ma non penso. Ok, e ci sta dicendo di stare al chiuso. Di muoverci al chiuso e di non stare vicino alle finestre perché hanno gli occhi. Io non so che cosa voglia dire questa cosa. Probabilmente vicino alle finestre ci sono questi mostri che ci osservano. O magari le finestre sono tipo dei portali per altre dimensioni. E quindi questi mostri possono viaggiare attraverso le finestre. Non lo so, tipo come degli specchi, però in realtà sono delle finestre. Quindi se io ora facessi ipoteticamente una cosa di questo tipo. Vedete, questa è una finestra, però. Oh no, 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 tunisiani, tunisiani. Porca di quella miseria! Porca di quella miseria! Ma avete sentito sto rumore? Ma avete sentito? Io non lo farò mai più. Ok, ho capito. Ho capito cosa voleva dire questo mercante B con, diciamo, la frase: stai lontano dalle finestre. Dobbiamo stare al chiuso. E questa era casa sua, era tutta chiusa. Ecco perché non ci sono le finestre. Porca miseria! Ora ho capito tutto. Mi raccomando, stiamo attenti, basta. Io non metto più piede fuori finché non mi darà un'altra missione. Tunisiani, dobbiamo capire insieme quello che sta succedendo qua. Dobbiamo capire quali sono gli oscuri segreti che si celano dietro a queste vicende, dietro a questo mercante B. Che cosa ci vuole dire? Cos'è questo strano mondo? Io l'ho generato così, ma non pensavo che ci fosse un mercante B. Non pensavo che in Minecraft ci fossero queste cose. Porca miseria! Dobbiamo stare attenti.
Non possiamo permetterci di sbagliare in questo mondo. Se sbagliamo siamo morti, perché questi mostri non so che cosa ci vogliono fare, ma sicuramente non belle cose. Io direi che però per ora mi fermo qua. E ho come l'impressione che qua fuori ci siano strane cose che stiano cercando di entrare in casa. No, Dunisiani, no, 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 no. Oh mio Dio, stiamo tranquilli, forse ci stiamo solamente... siamo in soggezione, ecco, no? Abbiamo paura e quindi la paura sta crescendo. Forse è questo, è semplicemente questo. Non è che magari fuori ci sono mostri invisibili che cercano di ucciderci. No, no, assolutamente no. Vabbè, per ora mi fermo qua. Mi raccomando, ditemi se volete che io continui questa serie, perché non so per quanto potrò continuarla senza di voi. Supportatemi, scrivete nei commenti le vostre opinioni, perché qua c'è bisogno di un lavoro di gruppo per capire che cosa sta succedendo.